Scommetto che avete già un sacco di bei film da recuperare su Disney Plus, da classici dell'infanzia a cose che non avete mai avuto l'opportunità di vedere e volete recuperare, ma io sono qui, o meglio, noi siamo qui per darvi qualche consiglio. Io infatti sono Pizzaiolo, il ragazzo che l'aiuterà con questa doppia top 4. Abbiamo fatto anche un video sul mio canale sui pro e i contro della piattaforma, ve lo consiglio, lo trovate nel link in descrizione o qui da qualche parte. Ma adesso andiamo col primo. Io vi consiglierei Il Corto Destino. Si tratta di un cortometraggio, quindi è un mini film, ma doveva essere un pezzo di un film molto più grande chiamato Musicana, che doveva essere una sorta di sequel migliorato di fantasia. E Disney ci ha lavorato per un sacco di tempo e questo corto in particolare è stato fatto con Salvador Dalì. Avete presente il disegnatore, l'artista che faceva quelle opere meravigliose in mezzo al deserto con gli orologi che si sciolgono? Lui in persona che ha partecipato a questo meraviglioso corto che rappresenta un sogno. Eh sì, è un po' artistico, quindi non è esattamente per tutti, però potete comunque apprezzarlo e vedere un corto che è stato recuperato solo negli anni 2000 dal nipote di Disney, che è riuscito a recuperare tutti quanti i progetti iniziali e realizzare il film così come Disney l'aveva immaginato, nonostante non fosse mai uscito purtroppo. Ma è assolutamente magnifico ed è l'unica occasione che avete per recuperarlo con la giusta colonna sonora, quella originale, perché se la cercate su Google troverete un sacco di robaccia che ha colonne sonore che non c'entrano nulla e in bassissima qualità. Disney Plus è invece la vostra unica opportunità di averlo, beh, in HD e con la giusta colonna sonora. Rimanendo nel mondo dei corti, ci sono secondo me due serie da non perdere: Corto Circuito e Pixar Spark Short. La prima è una serie antologica composta da corti sperimentali da pochi minuti l'uno. Sono cortometraggi che non puntano alle trame, ma principalmente allo stile e a volte anche alle idee. Un po' un Love, Death and Robots disneyano. Quindi consigliato se volete guardare qualcosa di un po' più inusuale. Il secondo invece è una serie di corti realizzati da artisti Pixar. Hanno a disposizione 6 mesi di tempo e un budget limitato per realizzare dei cortometraggi indipendenti basati su esperienze personali, quindi anche per concentrarsi a cercare qualche nuovo regista Pixar. Un progetto che era iniziato su YouTube ma che è continuato con molta più frequenza nella piattaforma della grande D. Mettere autori che hanno la possibilità di raccontare la loro storia l'ho trovata un'idea stupenda e mi è piaciuto anche il poter sfamare la mia curiosità attraverso dei piccoli contenuti che troviamo all'interno della piattaforma, in cui ci vengono spiegati da dove è nata l'idea, il backstage della realizzazione del cortometraggio, e questo per tutti i cortometraggi, sia per Cortocircuito che per Spark Short. Detto questo, vi lascio ad Enrico con Pollicina. È considerato forse il peggior film di Don Bluth dai critici, nonostante ciò ha fatto parte dell'infanzia di tantissimi di noi, che l'abbiamo visto addirittura convinti che fosse della Disney. Infatti la principale critica è che sembra fin troppo un film della Disney degli anni 90, senza riuscirci davvero fino in fondo. Nonostante ciò, se volete recuperarvi un bel filmone, un bel film anni 90, realizzato completamente a mano, forse state cercando esattamente Pollicina, una fiaba classica raccontata da Don Bluth, regista di Alla ricerca della Valle Incantata, Anastasia, un sacco di altri bellissimi film. Come sappiamo, Disney Plus ha dentro anche i contenuti National Geographic e non posso non consigliarvi Il mondo secondo Jeff Goldblum. Una serie che racchiude documentari presentati da un attore simpaticissimo e in cui possiamo vedere in ogni puntata per una mezz'oretta una passione della cultura popolare americana. Magari a te personalmente non interessa la cultura americana del caffè o il mondo attuale dei videogiochi, però Jeff Goldblum ti entra dentro la mente e te ne fa innamorare, te ne fa interessare. Ti fa volere delle sneakers, anche se non te ne fregava niente prima della visione. Non si può recuperare almeno un episodio, e se magari siete interessati alla serie vi consiglio anche il video sul mio canale al riguardo. Ora gli appassionati degli anni 80 staranno già impazzendo, ma ritorno a Oz. Meraviglioso film, è stato candidato agli Oscar per i migliori effetti speciali e sinceramente penso che sia meraviglioso, tutti dovrebbero vederlo. Ovvio, è un sequel di Il Mago di Oz, che beh, è un grandissimo film di Victor Fleming, un film di quelli da 10 su 10 che hanno cambiato per sempre la storia del cinema riuscendo a rivoluzionare ogni tecnica, e è stato anche rivoluzionario per il colore, e beh, questo non è a quel livello, ma è comunque un film molto molto valido e che racconta con uno stile molto più dark e serio e anni 80
il sequel di questa storia, il vero sequel, perché sapete, è vero che Il Mago di Oz è solamente un libro di un'intera saga fantasy. E beh, i due libri successivi sono raccontati in Ritorno a Oz, dove Dorothy viene rinchiusa in un manicomio dopo tutte le cose che sta raccontando su leoni parlanti e spaventapasseri senza cervello, ed ecco che ha l'opportunità di tornare a Oz, dove però qualcosa è andato storto. Non solo viaggia stavolta con una gallina che io adoro alla follia, ma dovrà sconfiggere il re degli gnomi che ha attaccato la città di Smeraldo e... Beh, ci sono un sacco di cose interessanti in quel film. Tra l'altro, quella scena traumatizzante con la principessa che, cambia testa ogni mattina per essere ogni volta al suo meglio e più bella di sempre. È inquietantissima da vedere e credo che quella scena sia un trauma della nostra infanzia. Ma non vi preoccupate, perché dal trauma si passa a uno dei film più belli di sempre. Chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis, lo stesso regista di Ritorno al Futuro e Forrest Gump. Nel 1888 se ne esce con questo filmone in tecnica mista in cui vediamo i cartoni vivere in un mondo reale. Un noir incredibile con protagonisti memorabili, chi non si ricorda Jessica Rabbit o il magico Roger. Innovativo, divertente e con un tono molto più adulto rispetto alla media che ritroviamo nella piattaforma. Io adoro questo film e secondo me dovrebbe essere un must watch per chiunque. Pomi d'ottone e manici di scopa è il tipico film Disney in tecnica mista che nessuno sapeva nemmeno che fosse uscito. Troppe persone non l'hanno nemmeno sentito nominare. Pomi d'ottone e manici di scopa è sulla falsa riga di Mary Poppins, quindi è un film live action con un sacco di sequenze animate. E racconta di nuovo di una donna in particolare che canta un sacco, ma stavolta quella donna è una strega. Una strega a cui vengono affidati dei bambini durante la Seconda Guerra Mondiale e che in realtà deve ancora finire la sua scuola di magia, anni e anni prima di Hogwarts, quindi viene immaginato in un modo completamente diverso. E se volete vedere un bel film Disney dove ci sono, un sacco di animali parlanti e scene d'animazione, ma ci sono anche i nazisti che devono combattere contro un esercito di fantasmi, forse avete trovato il film che cercavate. Un film che rispetto ai soliti live action un po' in tecnica mista della Disney è molto più cupo, ma al tempo stesso divertente e interessante, che tra l'altro, è stato restaurato recentemente inserendo un sacco di scene che erano state tolte, in particolare varie canzoni, oh mio Dio, voi dovete recuperarlo. E su Disney Plus c'è. La mia cassetta di quel film è una delle poche cassette che, nonostante io le tenga benissimo, si è effettivamente rovinata, rotta, irrecuperabilmente, devastata. E vorrei tanto rivederlo. E voi che avete Disney Plus, fatelo. È la vostra opportunità. Ma se avete qualche altro film da consigliare a chiunque veda questo video, usate i commenti. Commentate dicendo, quale film secondo voi andrebbe assolutamente recuperato su Disney Plus, tra quelli che di sicuro tutti recupereranno e quelli che secondo voi non verranno recuperati perché la gente non sa nemmeno che è lì sopra. Perché sapete, mancano vari film, ma ce ne sono anche un sacco che invece ci sono e, vale la pena assolutamente di vederli. Ovviamente non ho sentito il bisogno di nominare qualcosa tipo Re Leone perché lo so già che lo recupererete, ma voi che cosa consigliereste? Voi che cosa sapete che è su Disney Plus e, dovete assolutamente vederlo tutti.